Mister, allora immagino abbia sospirato di sollievo anche lei quando ha visto quel tocco di braccio e poi, insomma, la trasformazione del calcio di rigore in una partita che stava ormai arrivando alla fine. Sì, oltretutto con un palo interno, quindi anche il rigore che ha calciato Emiliano, insomma, è stato un po' da... Però detto questo, c'è da dire bravi ragazzi, non era semplice stasera, non abbiamo disputato una grande prestazione, ma era fondamentale dopo le due battute di arresto riprendere e ricominciare, forse è il termine giusto, da questa vittoria. Aveva chiesto più continuità, no? Nel possesso palla, più incisività. Da questo punto di vista forse non si è visto un grande progresso della squadra, però credo che la zavorra mentale abbia influito, visto, non so se l'ha letta così anche lei. Sì, non siamo stati sempre puliti, però ho visto l'intenzione almeno di farla. Poi a volte qualche errore tecnico di troppo, e secondo me anche negli ultimi 20-25 metri possiamo fare molto meglio. Ma detto questo, appunto, questa vittoria ci dà la possibilità di ripartire e continuare a lavorare. Come dicevo ieri, questo salto di qualità non avviene da una domenica all'altra, bisogna essere costanti, insistere. Nell'autostima, nella consapevolezza che possiamo fare molto di più. Cosa le è piaciuto invece, le chiedo, della squadra stasera? Anche in relazione ai nuovi, no? Chiarico ha giocato la prima dall'inizio, ha debuttato Santoro. Che segnali ha avuto da questi giocatori visti? L'unione mi è piaciuta, l'unione di intenti, dal primo all'ultimo, chi è stato fuori, chi non è entrato, lo spirito per come sono andati in campo, nella difficoltà di non sbloccare il risultato, di insistere. E per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi, sono contento per Sasama, senza parlare di Simone, sono contento che questa vittoria ci permetta appunto di continuare ad inserire, di mettere a punto una macchina per certi versi nuova, e dove secondo me ci sono tanti margini, considerando anche le alternative che ho.